Una volta la Juventus funzionava così, che o accettavi quello che c'era da accettare, senza fare tanto il ribelle, non ci voglio andare là, mi dovete dare questo. Perché certi calciatori, oggi mi riferisco a Weston McKennie, con un certo Luciano Moggi avevano finito la carriera. Perché il signor McKennie, quando c'ha 2 anni di contratto, 3 anni di contratto, si faceva 2 o 3 anni di tribuna, il calcio per lui era finito. Finché alla Juventus non torniamo un po' ad essere col pugno di ferro, mi riferisco alla società, mi riferisco a Giuntoli, mi riferisco alla dirigenza, che si fanno calpestare da questi discreti giocatori che per un anno che hanno fatto buono, tra l'altro l'anno scorso McKennie è stato uno dei migliori, oggi può credere di decidere quello che fare e quello che non fare, dire no, io vado via se mi dai quello, se mi... Per carità, io sono sempre dalla parte che se un calciatore è giusto che deve avere dei soldi che gli avanzano, vanno dati, come ho dato ragione ad Allegri, come ho dato ragione a Cristiano Ronaldo e come darò ragione a chiunque realmente avanza dei soldi ed è giusto che glieli devono dare, per carità. Però il fatto è proprio che qui la Juventus è un po' di anni che per fare delle trattative, magari si trova l'accordo con un calciatore e poi il problema ce l'abbiamo in casa perché quello non vuole andare là, quello non preferisce la destinazione, quello dice no, se non mi dai... Cara società, io ti voglio lanciare un messaggio. Pugno di ferro. Pugno di ferro. La Juventus sta chiudendo per Douglas Luiz. È imminente l'affare in chiusura. Però se, sembra che ad essere sacrificato non sarà più McKennie, ma sarà Parenecea. Non è la questione del Parenecea, del McKennie, perché alla fine è una questione che una volta la Juve faceva le trattative e andavano come diceva lei. Oggi no, perché il giocatore deve fare il capriccio. Io, nei panni di Giuntoli, McKennie, tu mi hai fatto saltare la trattativa, poi che l'ho chiusa lo stesso. Quando c'hai 2 anni di contratto, in 2 anni fa 3-4 partite te faccio fare. E ti ho stroncato la carriera. Se non torniamo col pugno di ferro, Allegri, Thiago Motta, Capello, non potremmo cambiare 100 allenatori. Ma finché il problema è alla base, quando lo capiremo tutti, sarà sempre troppo tardi. Ciao.